Domenico Mallamaggi, amministratore delegato della IAM, il depuratore di Gioia Tauro, nelle scorse regionali si è affacciato alla politica, candidandosi nella lista di Oliverio presidente, ottenendo un buon risultato, primo dei non eletti, nel collegio della provincia di Reggio, davanti a mister preferenze Francesco D'Agostino. Ora, toccato con mano l'area politica e le sue sfumature, Mallamaggi non vuole mollare la presa, non ha nessuna intenzione di staccare la spina dalla politica, ma rilancia. E il 10 aprile a Reggio Calabria, all'Hotel de la Ville, fa nascere un'associazione politica culturale Impresa Calabria. La D di IAM ci tiene a precisare che è un'associazione che resta nel solco politico del centro-sinistra e che punterà a stimolare la giunta regionale su alcuni punti e tematiche sensibili per la Calabria, a partire dal dissesto idrogeologico, problematica di primaria importanza per la regione. Ma si intuisce dalle affermazioni di Mallamaggi che l'associazione vuole essere, se non un'alternativa, un rifugio per chi in questo momento non riesce a trovare pace nel Partito Democratico della provincia di Reggio. Tra renziani e antirenziani. La sfida è lanciata, sentiamolo nell'intervista del nostro inviato Graziano Domarchio. Il 10 aprile alle 17 all'Hotel de la Ville nasce un'associazione Impresa Calabria. È una volontà di tutto il gruppo che mi ha sostenuto nella campagna elettorale delle regionali e nasce con la volontà di dare delle risposte concrete ai problemi atavici che affliggono la regione e la provincia di Reggio. Senza entrare nel dettaglio, penso per esempio al dissesto idrogeologico, che sarà uno dei primi punti che tratteremo, anzi il primo, rispetto al quale come volontà dell'associazione c'è la volontà appunto di preparare delle proposte di legge e presentarle alla giunta regionale. Su ogni attività, come in questo caso il dissesto idrogeologico, noi faremo daremo delle puntuali indicazioni su quello che noi pensiamo possa essere il modello risolutivo per il problema che si affronta. Ci sarà l'onorevole Nico Stumpo, ci sarà il presidente dell'associazione industriale Andrea Cuzzocrea, ci sarà il presidente di Federambiente di Federalberghi, il professore Caminiti, il candidato a sindaco di Siderno, senatore Fuda, quasi sicuramente lo devo ancora contattare, il presidente dell'associazione comuni della Piana, sindaco di Melicucco, Francesco Nicolaci. L'associazione è quindi non sfugge, si tratta di un'associazione politico-culturale, ovviamente nasce nel solco del centro-sinistra in un momento in cui secondo me il Partito Democratico nella provincia di Reggio ha tutta una serie di problemi che nascono dalla necessità che ognuno ha di indossare delle magliette, cioè qua fino a quando continueremo ad essere renziani o antirenziani o bersaniani e antibersaniani le cose non potranno funzionare. Fino a quando ci sarà un capogruppo regionale che è anche segretario del partito, probabilmente ci saranno delle difficoltà di gestione evidentemente legate a un doppio ruolo. Quando si dice che il partito sta funzionando, secondo me non è proprio così. Questa associazione nasce, secondo me, anche per dare un supporto probabilmente importante al Partito Democratico. Saremo presenti in moltissimi dei comuni dove il 31 maggio si voterà, speriamo alla fine di avere una pattuglia tra i consiglieri che già hanno deciso di aderire e sono già consiglieri comunali in diverse amministrazioni, avremo una pattuglia ancora più consistente grazie alle elezioni che vedranno probabilmente eletti alcuni consiglieri del nostro gruppo che sono candidati per esempio a Siderno, a Bianco, a Melito, a Montebello, se si fa la lista a Roccaforte, a Scilla, a Gioia Tauro, un po' in tutti i centri dove si vota avremo dei nostri candidati. Questo ci serve per fare rete, questo ci serve per mantenere all'interno del territorio delle antenne accese che ci consentono di continuare ad occuparci dei problemi. I partiti intesi come una volta probabilmente stentano, cioè, immaginiamo per esempio che sul 100% degli elettori vanno a votare, come è accaduto nelle ultime regioni, il 40%, vuol dire che c'è un problema. Noi vogliamo tornare a far parlare i cittadini, vogliamo tornare a far parlare i territori dei propri problemi e cercare di risolverli.